Tutti noi siamo preoccupati, e molto preoccupati, credo, delle sofferenze che affliggono l'umanità di oggi. Tant'è vero che sentiamo tutti un disagio interiore attorno a noi. E non per mettervi paura, non è il mio stile ormai mi conoscete, però tutti abbiamo sotto gli occhi, no? Così, i focolai di guerra che si accendono e si spengono così in ogni angolo della terra. Tutti abbiamo di fronte così gli attacchi che vengono fatti di qua di là persone, no? Ogni angolo di strada, forse anche delle nostre strade, che così fanno attentati, rischi per tutti. E poi, difatti, è inutile ricordarci questo mare Mediterraneo che è diventato ormai universalmente, tutti lo chiamano il cimitero, no? Di questi che difatti guadagnano, speculano sulla pelle, sulla carne umana, che poi è la nostra carne, a ben pensare, di gente che scappa da paesi di guerra, cerca pace, cerca cibo. Insomma, tutto questo lo conosciamo e non temiamo, perché il Padre Eterno non ha abbandonato questa umanità, credetemi, non abbandona Dio la sua umanità, siamo noi. Lui c'è accanto, c'è vicino e ci chiede sapienza di vita, questa sì. E io voglio anche ricordarvi, per evitarvi poi un momento forte di presa di coscienza, di preghiera, anche a tanti cristiani che di fatto oggi vengono uccisi. Chiese bruciate, e cristiani proprio perché cristiani uccisi, sono i martiri cristiani di oggi. Guardate, sono più che tanti che nei secoli passati, in questo 2014-2015, questo spazio del 2015, i dati dicono che sono sopra ogni altro livello medio del passato. Guardate questa foto però, è bellissima, osservatela, vedete un campo di profughi, i profughi del Kurdistan, dei cristiani, e vedete una croce sulle tende cristiane e poi una scritta. È davvero una grande testimonianza. E vedete, possiamo dire, gente che ha perso tutto, letteralmente, famiglie a cui è stato tolto tutto, letteralmente. In queste condizioni, come sia possibile che su alcune tende compaia, oltre la croce, in aramaico, la lingua di alcuni di loro, che è la stessa lingua di Gesù, e in arabo e in inglese la scritta, come vedete, in aramaico, inglese e appunto in altre lingue arabo, c'è scritto Cristo è la luce del mondo. Cristo è la luce del mondo, ma questa scritta è un fatto sconvolgente e torna a noi. Guardate questa sera in cattedrale, ma anche nelle nostre parrocchie. E quindi domani che è la festa di Pentecoste, noi pregheremo proprio per questi fratelli. La loro testimonianza è una testimonianza per noi che ci dice: dai, non aver paura, non vergognarti di essere cristiano qui oggi. È una scommessa, ma questa è la strada per la vita, è il compito di noi cristiani.